Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, siamo alla fine di agosto e mi sembrava interessante e carino fare un video nel quale mi mostro i solari che ho utilizzato durante quest'estate. Nello specifico li ho utilizzati nella mia settimana di ferie al mare, però ci tenevo a farvi diciamo, una recensione a questo punto a prodotti utilizzati, semi-terminati e terminati, e quindi che può essere magari anche per voi un'idea comunque da tenere presente magari a questo punto per l'anno prossimo. Dunque, sono per la maggior parte sono prodotti Yves Rocher e poi ho due prodotti invece non Yves Rocher di cui però voglio parlarvi subito, così almeno diciamo ce ne liberiamo. Allora, il primo prodotto è un prodotto di erbolario e nello specifico si tratta della crema solare accelerante dell'abbronzatura con olio di jojoba, SPF 15, per accelerare al massimo l'abbronzatura ed è resistente all'acqua. Ovviamente la confezione era più alta, io l'ho tagliata a metà per finire il prodotto, infatti questo prodotto lo vedrete anche tra i prodotti finiti di agosto. E di che cosa si tratta? In pratica è una crema corpo che va iniziata ad applicare una settimana prima delle vere e proprie esposizioni solare. Quindi una settimana prima di andare al mare ho iniziato ad applicarla una volta al giorno su tutto il corpo. Io di solito l'applicavo di sera. Questa crema prepara, diciamo, la pelle poi per la vera e propria esposizione solare. Ovviamente poi sono andata al mare, quindi l'ho utilizzata anche al mare e poi l'ho praticamente finita alla fine di agosto. Diciamo che un flacone di questa crema mi è durato un mese, sono 125 ml di prodotto. Questa crema l'avevo già utilizzata diversi anni fa, poi e mi ero sempre trovata bene, poi l'avevo un po' accantonata e quest'anno ho deciso di riprovarla, più che altro per vedere se effettivamente la formula fosse ancora quella di un tempo. E sono rimasta molto soddisfatta perché effettivamente mi sono trovata bene, mi sono trovata molto bene, a parte che comunque è una crema molto morbida, si assorbe subito, lascia un gradevolissimo profumo di appunto crema solare e poi mi sta portando comunque avanti l'abbronzatura anche adesso che sono rientrata dalle ferie, ma soprattutto con questa crema ho ottenuto praticamente un'abbronzatura di tipo uniforme. Vederla ancora adesso, vabbè, potete vedere sulle parti scoperte, però alla fine sono ancora abbronzata. Tenete conto che sono tornata già da 2 settimane e mezzo dal mare, quindi figurarsi, sono ancora abbronzata. Non mi sono poi più esposta al sole dopo, diciamo, la settimana di mare, quindi mantiene l'abbronzatura. Non mi ha causato, nel senso, non ho avuto problemi di scottature, quindi questo vuol dire che la pelle era già preparata, diciamo, all'esposizione solare, l'ho preparata in maniera graduale e devo dire che sono decisamente soddisfatta. Ci tengo a precisare che non è un autoabbronzante, quindi non dona colore alla pelle, semplicemente la prepara per ricevere i raggi del sole. Ovviamente c'è da dire una cosa, io questa ho iniziato a utilizzarla una settimana prima delle esposizione solare. Quando mi sono esposta al sole, però, i primi 2 giorni ho utilizzato un'altra crema di Yves Rocher che vediamo dopo con un fattore di protezione 30, perché volevo essere sicurissima di non espormi con un fattore di protezione troppo basso. Passati questi 2 giorni, quindi avendo acquisito un po' di colorito, ho poi proseguito l'esposizione con la 15, diciamo non l'ho utilizzata per i primi 2 giorni dall'arrivo al mare, appunto perché volevo essere un pochettino più protetta. Dopodiché sono andata avanti sempre con questa fino alla fine della vacanza e l'ho terminata praticamente qualche giorno fa. Altro prodotto di cui sono rimasta molto soddisfatta e che non è Yves Rocher, che è l'ultimo prodotto non Yves Rocher, è questa acqua abbronzante della Chien, nello specifico acqua solare autoabbronzante con cocco. Questa non contiene nessun tipo di fattore di protezione. Allora, l'ho trovato un prodotto interessante, soprattutto appunto durante l'esposizione solare per portare quel rinfresco, quella sensazione di freschezza sotto il sole. L'ho utilizzata sia io che il mio compagno. L'unica cosa che ho notato è che arrivati quasi a metà, appena dopo la metà, ha cominciato a posto di avere uno spruzzo uniforme, quindi rilasciare praticamente particelle d'acqua, mettiamola così, rilasciava anche delle particelle come di sapone. Cioè, non so se avete presente, quando magari riesco a farvelo vedere,
vedete che mi fa le bollicine sul braccio, mi fa le bollicine. Allora, non succede niente perché comunque non succede nulla, poi quando sei al mare non è che te ne frega più di tanto, però non aveva più uno spruzzo uniforme, non so se si è otturato questo qui, oppure se magari dopo una certa quantità butta fuori, diciamo, l'olio di cocco piuttosto che l'acqua, questo non lo so. Il profumo è gradevolissimo, di questa ne ho ancora un goccino, vorrei finirla perché mi dispiace buttarla, anche perché ho sentito dire che per esempio l'anno prossimo se la apri le devi finire comunque, perché sennò non, a parte che non diventa, assume un cattivo odore. E poi comunque vabbè, fattore di protezione non c'è, quindi non è un problema di conservazione del prodotto, ma più che altro è un problema che magari poi puzza, quindi magari ce la possiamo anche spruzzare. Vedete che mi lascia le bollicine? Ecco, questo me lo faceva praticamente anche al mare. Vabbè, comunque poco male, mi sono trovata bene, sicuramente l'anno prossimo la riprendo. È un flacone da mezzo litro di prodotto, poi utilizzandolo in due comunque, bene o male, l'abbiamo finito. Passiamo adesso ai prodotti Yves Rocher, quindi solari Yves Rocher che ho utilizzato. Vabbè, vi cito velocemente un prodotto che troverete anche nei prodotti finiti del mese, ovvero abbiamo utilizzato lo shampoo doccia Almonoi, quello da mezzo litro. Mi sono trovata molto bene, mio compagno l'ha utilizzato anche proprio come shampoo per i capelli, io invece ho utilizzato i miei shampoo a parte, molto buono, molto fresco, soprattutto al rientro dalla spiaggia. Comunque fare una doccia con una profumazione di questo genere ti dà proprio questa sensazione di che ti sei tolto tutto il sale di dosso e ti rimane questo profumo di Monoi veramente piacevole, quindi è un prodotto che ricomprerò sicuramente l'anno prossimo. Non l'ho portato con me, comunque ho utilizzato anche la mini size del profumo al Monoi, non è un solare però dato che stiamo parlando di Monoi ve lo dico lo stesso, anche quella prima di scendere a cena me la spruzzavo ed era innanzitutto molto persistente e poi gradevolissima, quindi anche quella assolutamente approvata. Per l'esposizione al sole, come vi dicevo prima, per i primi 2 giorni ho utilizzato questo solare che è il solare SPF 30 e il latte solare spray. Vi faccio vedere, a parte che magari lo state già utilizzando anche voi, praticamente rilascia, è spray ma rilascia la crema. Allora, l'assorbimento è molto rapido, vedete qui, la profumazione è gradevolissima. L'ho utilizzato però solo io, perché il mio compagno non ama prodotti in crema, cioè lui è il tipico uomo, si può dire antisbattimento, cioè lui piace mettersi solare ma non vuole spalmarselo. Di conseguenza questa non andava bene per lui, anche perché il primo giorno siamo arrivati, gli ho consigliato di metterla e lui praticamente se l'è spruzzata e stava uscendo con queste chiazze bianche addosso e io gli ho detto devi spalmartela e lui fa ma io non, a me non va di spalmarlo, ho capito ma sembri con tutto il rispetto, un deficiente, ecco. Quindi abbiamo capito che per lui questo solare qui non va bene, più che altro per la sua svogliatezza. Di conseguenza cosa abbiamo fatto? Io ho utilizzato questo e per questo motivo questo flacone per me è stato tanto, perché io l'ho utilizzato solo per i primi 2 giorni, dopodiché ne ho ancora praticamente da qui in giù. Il solare dovrebbe resistere per, spero, 24 mesi, 12-24 mesi, adesso non lo so, qui non c'è scritto una volta aperto quanto dura. Sì, c'è scritto 12. No, questa è la durata sotto l'ombrellone, non c'è scritto. Comunque penso 24 mesi. Io comunque, per non sapere leggere né scrivere, lo utilizzerò lo stesso come crema corpo dopo la doccia. Andrò avanti e lo finirò perché mi dispiace lasciarne tanto così che poi non vorrei che l'anno prossimo vado a riaprirlo e o ha un cattivo odore oppure comunque lo schermo solare ormai non ha più la sua funzione, quindi questo lo continuerò a utilizzare come crema corpo, tanto è abbastanza idratante e poi comunque non è già asciutto, quindi appunto diventa anche facile da utilizzare e non troppo fastidioso dopo la doccia. Poi mi ero portata anche, avevo comprato anche lo stesso però col fattore di protezione 15, che però non ho neanche aperto. Non ho neanche aperto perché avendo utilizzato questa
non mi sembrava il caso di aprire anche questo solare qua. Quindi questo sicuramente ha la stessa consistenza dell'altro, quindi a livello di qualitativo è uguale, cambia il fattore di protezione. Io questo qui, essendo sigillato, lo utilizzo l'anno prossimo, quindi non butto via nulla e lo utilizzo l'anno prossimo. Mentre per il mio compagno, che avevamo detto che è un uomo che non ama far fatica, avevo preso per me in realtà questo prodotto di Vrochet, che è lo spray, l'olio, praticamente l'olio protettivo per corpo e capelli, fattore di protezione 15. Io l'avevo preso per metterlo appunto sui capelli prima di espormi al sole o comunque anche dopo il bagno in mare. Solo che io l'ho provato una volta e a me non è piaciuto. Non è piaciuto perché, non perché sia un cattivo prodotto, ma perché mi dava proprio una sensazione in testa di pesantezza, di capello, non so, sporco. Non mi è piaciuto sui capelli. Allora, siccome fa corpo e capelli, ho detto al mio compagno: senti, ascolta, prova questo. Vediamo se come tipo di solare ti piace. E a lui è piaciuto un casino, infatti ce n'è dentro un goccino, l'ha praticamente consumato tutto lui. E a lui è piaciuto perché questo te lo puoi spruzzare. È vero che è un olio, adesso vi faccio vedere, però comunque non è necessario proprio spalmarlo bene. Vediamo un attimo. Eccolo qua, vedete? Però vedete che è già assorbito e soprattutto non è appiccicaticcio. Quindi praticamente lui se lo spruzzava tranquillamente, poi magari faceva anche solo così velocemente, questo penetrava nella pelle, penetrava, insomma, si appoggiava sulla pelle, sì, penetrava nella pelle e non gli dava la sensazione di avere la crema. Quindi per lui questo è stato un toccasana, quindi è stato un buon acquisto, un cattivo acquisto diciamo per me, ma un buonissimo acquisto per lui. Quindi anche questo prodotto ovviamente lo riprenderò, anche perché se lui utilizza solo questo è normale che io lo vada a riprendere, solo e esclusivamente per lui. Anche qui ce n'è pochissimo, io comunque lo voglio finire, quindi i prodotti aperti cercherò di finirli tutti. Nel corso di questi giorni, o al massimo a settembre, perché poi vi ripeto, non mi fido perché ho paura che il filtro solare l'anno prossimo non sia più valido, quindi vado a mettermi su un prodotto che non serve assolutamente a niente. Poi, per quanto riguarda invece il viso, io ho utilizzato, allora, durante il giorno, diciamo come crema da giorno, ho utilizzato questo trattamento antietà SPF 30, sempre di Vrochet. Allora, vi faccio vedere la consistenza. Andiamo qua. Allora, è una crema da viso, è un po' spessa, ecco, mettiamola così, vedete? Non assorbe ovviamente come i solari, è un po' spessa. Allora, questo è sicuramente un prodotto ottimo per il mare, perché comunque, vabbè, a parte che io ne mettevo sempre molto poca, perché so che poi non assorbe e quindi sapevo che non assorbiva tanto e quindi ne mettevo poca. Non so se sia un buon prodotto per come base trucco, perché allora io adesso questa la sto finendo, nel senso che voglio anche questa terminarla. Oggi, per esempio, l'ho utilizzata sopra, però ci ho messo la terra. Quindi, finché si tratta di continuare a mettere la terra, va benissimo. Non so se però andrà bene quando andrò a cominciare a utilizzare i fondotinta. Io spero di averla finita per quell'epoca. Se no, pazienza, lo utilizzo lo stesso anche come crema da notte. Io questo prodotto mi sono trovata molto bene, vi ripeto, a livello come, per quanto riguarda come solare mi sono trovata molto bene, vi ripeto, molto spessa ma va bene per il mare perché comunque la pelle comunque ha bisogno di essere protetta, è un fattore di protezione 30 per il vino, va benissimo, se no si rischia di far uscire delle macchie, le macchie solari sul viso che su un incarnato come il mio, su una pelle problematica come mia, non mi sembra il caso di far uscire. Quindi, per quanto riguarda come solare, mi sono trovata bene, sicuramente la ricompro. Come crema da giorno per il dopomare, chiamiamola così, sto sperimentando. Per il momento mi va bene, poi vediamo quando andrò a mettere sostanze più oleose sul viso, se continuare a tenere questa perché comunque rimane comunque opaca, oppure eventualmente la utilizzerò come crema da notte. Come crema da notte invece ho utilizzato questa crema sempre antietà di Vrochet, che è proprio una crema, è come se fosse un doposole per il viso.
Allora, su questa ho un po' di titubanze, nel senso che, vabbè, l'ho utilizzata, va bene, la sera andava bene, poi la sera io comunque poi mi mettevo sempre la terra sopra per andare a cena o comunque uscire dopo cena. È molto liquida, molto più liquida della crema da giorno, vi faccio vedere. Vedete, si vede già che tende a scendere, quindi decisamente più liquida. E questa scompare, diciamo, la parte biancastra, però rimane, vedete, molto bagnato. Allora, questa crema da notte, chiamiamola crema dopo sole per il viso, chiamiamolo così, non mi è piaciuta tantissimo. Non mi è piaciuta perché io di solito, come crema da notte, utilizzo delle creme più corpose rispetto a quelle che utilizzo di giorno, perché tanto non mi interessa avere un rapido assorbimento. Però da qui a sentirsi il viso sempre completamente appiccicoso non mi è piaciuto per niente. Quindi questo è un prodotto che ha malincuore boccio. Tra l'altro, non so perché. Prima di questa, io così come prima di questa, io utilizzavo sempre, così come continuo a fare adesso, il siero di Avon, quello alla vitamina C, quello arancione che vi ho fatto vedere in tanti video. La combinazione tra il siero e la vitamina C e questa, chiamiamolo dopo sole da viso, sprigionava un odore molto ferroso, che mi dava anche fastidio. Cioè, mentre con la crema col solare da viso questo problema non si riscontrava, con la crema da notte, chiamiamola così, ho riscontravo questo odore che mi dava particolarmente fastidio. Quindi un po' per quello e un po' appunto vi ripeto perché tuttora è ancora appiccicata la mano e quindi mi dà proprio fastidio questa sensazione, non credo che lo ricomprerò. Quindi questo è l'unico, diciamo, prodotto che boccio di Vrochet. Probabilmente, magari è un problema solo mio, non sto parlando del fatto che sia un cattivo prodotto in sé, sto parlando del fatto che io non mi sono trovata bene appunto perché ho la pelle mista grassa, perché ho delle esigenze, perché ho dei fastidi che magari altri non hanno, quindi questo prodotto non lo ricomprerò, però lo devo finire ovviamente. E quindi tra questo, quello e quell'altro sono a posto, diciamo, fino all'anno prossimo per le creme viso, perché ne ho così tante da finire che la metà basta. Quindi niente, va bene, comunque ci sta, sulla quantità di prodotto che vi ho fatto vedere ci sta che ce ne sia uno che non mi ha entusiasmato. Ultimo prodotto che devo farvi vedere è il Doposole, sempre di Brochet, che è l'unico doposole che loro hanno, che è in realtà un latte idratante 3 in 1, ovviamente sempre con ingredienti naturali. Allora, questo prodotto mi è piaciuto perché mi ha dato proprio dopo l'esposizione solare, dopo la doccia, mi ha dato proprio sensazione di freschezza. L'unica cosa che ho notato è che deve essere utilizzato con la pelle completamente asciutta. Perché vi spiego questo? Perché mi è capitato la prima sera eravamo in ritardo per la cena. Di conseguenza, cosa è successo? Ho fatto la doccia, mi sono asciugata la bene meglio e ho applicato subito questo. Questo a contatto con l'acqua, perché più che altro sulle gambe, perché le gambe non erano asciuttissime, mi ha creato, scusate, non una patina, non si assorbiva, cioè non si assorbiva, continuava a portarsi avanti e indietro l'acqua che avevo sulle gambe prima di riuscire ad assorbirsi bene. Quindi questo è l'unico difetto che gli ho trovato. Infatti, da quella sera lì in poi, a parte sbrigarmi prima per la doccia, lo applicavo solo sulla pelle perfettamente asciutta. Allora, vi faccio vedere anche di questo la consistenza. È un latte, quindi rimane liquido. Andiamo, schiacciamo un po' perché adesso è quasi tutto sul fondo. Eccolo qua, forse l'ho messo anche troppo per farvi vedere. Rimane molto liquido, vedete? E non si assorbe subito, devo dire la verità, non si assorbe subito, rimane bagnato sulla pelle. Va bene, ok, dopo un po' che te lo sei messo su, lo strofini e va bene, sì, però sì, si assorbe. Però tendenzialmente lo sento ancora bagnato. Lo sento ancora bagnato e quindi questo ha fatto sì che questo è già bagnato, la gamba in quel caso era già bagnata, di conseguenza ho fatto proprio fatica a farlo assorbire. Però per il resto, tutto sommato, è un buon latte corpo, rimane leggero, vi ripeto, non assorbe subito, forse queste due formulazioni qua sono molto simili. Sono molto simili, non, sicuramente sono fatte con gli stessi tipi di ingredienti, quindi che vanno a lenire la pelle dopo l'esposizione solare, però a differenza, per esempio, dei solari in sé,
hanno un assorbimento molto lungo ed è una cosa che non amo particolarmente. Per un dopo sole ci sta, per una crema viso per me non ci sta assolutamente. Dopo sole da finire lo troveremo nei prodotti finiti, non so, forse di dicembre, non lo so, sto scherzando, però comunque finirò anche quello. Bene, io vi ho fatto vedere tutti i solari che ho utilizzato quest'anno, spero di avervi magari fatto vedere qualcosa che non avete ancora comprato. Se qualcuno di voi invece li ha provati, su alcuni si è trovato male, oppure su quelli per i quali io ho detto che mi sono trovato male, magari si è trovato bene, me lo faccio sapere nei commenti, sono sempre disponibile per qualsiasi scambio di opinione. Io intanto vi mando un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!